seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Buonasera, buonasera agli ascoltatori del canale 11 di Teleradio Gubbio. Siamo alla puntata del venerdì e, come al solito, una puntata, diciamo così, condita di anche questa condita di grandi personaggi nel mondo dello sport. Abbiamo divisi davanti quelli che stanno fuori dal campo. Non so se qualcuno ancora si diletta, probabilmente sì. E invece dietro abbiamo coloro che sul campo ci stanno e ci stanno, io dico, anche con grande successo. Abbiamo voluto fare una puntata di, più di auguri, perché è inevitabile visto il periodo, e di mettere insieme dei giovani sportivi, dei ragazzi che praticano varie discipline. Ne abbiamo messe insieme 5 stasera. Ne sono mancati 2 o 3, forse è stato anche il periodo non troppo felice. È un esperimento che tanto rifaremo, diciamo, all'inizio del 2019, quindi non mancherà l'occasione per portare in trasparenza anche quella che è l'attività delle società e quello che sono i risultati, magari non molto reclamizzati, di giovani nei vari sport, nelle varie discipline sportive. Questa sera, per esempio, abbiamo nuoto, bocce, ciclismo, freccette e pattinaggio a rotelle. Questi sono gli ospiti di questa serata e abbiamo già dei giovani campioni. Ma più che ovviamente elogiarli sicuramente per i loro risultati, appunto, vogliamo cominciare a mettere un po' di attenzione su quella che è l'attività agonistica, anche umbra, a livello giovanile. Allora, intanto io vi presento subito qui vicino a me un primo attore del mondo delle bocce italiane e forse non solo italiane, che è Moreno Rosati, al quale rivolgerei un meritato applauso. La storia di Moreno la conoscete un po' tutti, ne abbiamo parlato tante volte anche nella nostra trasmissione. Grazie al suo grande impegno, questo bisogna dirle, la passione, perché altrimenti certi risultati non si raggiungono. Parlo adesso di fuori dal campo, forse nel campo non ha raggiunto risultati così grandi, però dice: mi sono difeso. Però Moreno adesso è il vicepresidente vicario a livello nazionale, è tra coloro che stanno cercando di voltare pagina nel mondo delle bocce, poi ce lo spiega, anche con un po' di fatica, ma tanto questo era inevitabile. E Moreno, che è anche vicepresidente del CONI dell'Umbria, quindi il presidente Ignozio non è potuto venire perché questi giorni sono giorni di premiazione, è impegnato anche lui fuori
ma tanto anche lui l'avremo spesso, come avremo spesso anche Moreno. Quindi Moreno questa sera nella doppia veste, e credo che ci serve anche per appunto dare lustro a questa puntata. Moreno, parleremo certamente di bocce, però parliamo anche dello sport umbro, che non penso che sia così, anzi da tenere molto in considerazione visto poi i personaggi che presenteremo. Ma assolutamente sì, innanzitutto buonasera ai telespettatori e grazie per l'invito che mi avete rivolto di essere presente in questa trasmissione importante, che ha la bontà di spaziare in diversi mondi sportivi e che dal punto di vista anche del CONI regionale dell'Umbria è un aspetto molto importante, dare visibilità e soprattutto mettere in vetrina ragazze e ragazzi delle diverse discipline sportive e valorizzare anche le loro gesta. In Umbria, nonostante insomma, la dimensione è una realtà decisamente piccola nel contesto di altre regioni, se penso alla Lombardia, Emilia-Romagna, il Piemonte, però in Umbria lo stato di salute dello sport è uno stato di salute buono, vorrei dire ottimo, ma senza enfatizzare. Uno stato di salute buono perché il lavoro delle federazioni sportive, degli enti, di tutti i soggetti che svolgono attivamente la loro attività quotidiana e che hanno la bontà di dedicarsi con atleti qualificati e soprattutto con tecnici qualificati nello svolgimento delle attività dei propri ragazzi stanno producendo risultati straordinari, e questo non solo quegli sport che sono sotto i riflettori come possa essere discipline classiche del calcio oppure del volley, insomma in Umbria e Perugia il volley ha veramente una stagione straordinaria, ma i ragazzi e le ragazze che presenteremo dopo sono un'eccellenza importante del nostro movimento sportivo, e quindi per me è un onore poter essere qua e rappresentare anche il CONI in questo contesto. Grazie Moreno. E allora, poi vi presento adesso tutti i personaggi che sono qui, nel ricordarvi che Sport e Incontri va in onda sul canale 11 tutti i giorni, tutte le sere, diciamo dalle 23 alle 24, dal lunedì al sabato, in replica il giorno successivo alle 12.30, sempre il canale 11, e sempre il giorno successivo alle 18.15 per chi proprio non ci riesce a vederla nelle prime due occasioni, alle 18.15 deve sintonizzarsi sul canale 111, che è il secondo canale di Teleradio Gubbio. Altro aspetto da sottolineare è che durante la messa in onda andiamo anche su streaming, quindi basta mettere www.trgmedia.it e ci possono vedere, lo streaming va in tutto il mondo, quindi ci potete vedere anche lì. Poi sempre su www.trgmedia.it potete rivedere tutte le puntate anche a distanza di un mese, di un anno, insomma andiamo sulla parte diciamo YouTube della televisione, e abbiamo anche una pagina Facebook che stiamo attivando adesso con il presidente dell'associazione appunto Sport e Incontri, Massimo Buratti, che si sta dando da fare per creare questi contatti anche su Facebook. Detto questo, passo subito a presentarvi e detta l'introduzione giustamente della istituzione questa sera più importante che abbiamo, Moreno Rosati, passo a presentarvi i nostri ospiti. Allora, Umbro Brutti, presidente regionale della Federazione Bocce. Forza, forza raga. Poi Vincenzo Castignani, dal calcio alle bocce con grande successo. Poi abbiamo Monia Falcinelli, responsabile, vice responsabile, vabbè, poi anche Monia, no perché si è spento l'applauso tutto a un tratto. Vice responsabile delle donne ciclistiche dell'Umbria, le donne del ciclismo dell'Umbria, e questa è una bella cosa, siamo estremamente felici. Questa sera siamo quasi... Nella nostra trasmissione il discorso femminile deve andare di pari passo, cerchiamo di far andare di pari passo con il maschile. Poi abbiamo un tecnico del nuoto, Daniele Luciani, giusto, Spoleto Nuoto. Poi abbiamo un tecnico del pattinaggio alle rotelle, viene direttamente da Terni, Paolo Maggi.
dell'Euro Sport Club Terni. Adesso andiamo a presentare i giovani. Parto sempre qui dalla mia destra. Abbiamo una campionessa, perché già è una campionessa e già ha fatto fuori le ragazze, ormai donne, atlete che sono molto più grandi di lei, e credo che il mondo delle bocce ne parlerà molto di questa giovane, giovanissima atleta, Laura Picchio, bocciofila a spello. Poi per il ciclismo abbiamo Letizia Brufani, che anche lei è con Luciclone, mi pare la società, giusto, Luciclone di Spello, siamo nella zona. E anche Letizia, poi ne parleremo, ha vinto, è stata campionessa italiana adesso a livello allieva, adesso è il primo anno juniores. Poi un nuotatore importante, perché Gianluca Andolfi, Spoleto Nuoto, perché ha vinto un paio di titoli italiani, poi è arrivato terzo, poi ce lo spiega lui nello stile libero. Adesso andiamo a questo baldo giovane, che è campione italiano di pattinaggio a rotelle, Alessio Rossi. E poi abbiamo un qui mi dicono è under 12, ma già è tra i migliori a livello nazionale, viene da Gualdo, da SD il Circolo Gualdo e la sua società, Christopher Raggi. E Christopher ha vinto il titolo italiano, appunto, di freccette insieme ad uno che probabilmente non è più under 12, che è Alessandro Teodori. Poi ci spiegano appunto questa accoppiata di un bambino con un adulto, e hanno vinto il titolo italiano. Evidentemente lì probabilmente è il bambino che è la cosa che salta subito all'occhio. Allora, Umbro Brutti, parliamo un attimo di bocce, visto che abbiamo una ragazza molto, molto interessante, e oltre lei doveva venire un'altra ragazzina, diciamo ancora adolescente, poco più, anche lei molto forte, e con queste l'Umbria ha sempre avuto e ha dei grossi giocatori, ma certo che si presenta un futuro con queste ragazze molto molto interessante. Sì, buonasera innanzitutto ai telespettatori, grazie per questo invito. Devo dire sì, onestamente noi sono presidente regionale da un anno e mezzo, e dopo aver preso il testimone a Moreno da qui alla mia sinistra, e devo dire che in questo anno e mezzo posso essere veramente gratificato di questo ruolo, anche perché credo che stiamo un po' sdoganando questo luogo comune che si dice lo sport per anziani. Assolutamente siamo gratificati che è anche uno sport per anziani, ma stiamo dando dimostrazione a questo sport veramente che si stanno facendo largo anche i giovani. Hai detto bene, abbiamo qui con noi oggi Laura Picchio, manca per impegni personali Gilda Franceschini, ma possiamo definirle già campionesse, perché campionesse che si sono ormai battute con atlete senior e che hanno sicuramente portato a casa dei titoli importanti, i campionati italiani. Abbiamo qui la vice campionessa italiana, ma è stata già invitata a manifestazioni importanti, anche Laura Picchio, parate dei campioni femminile, parate elite importantissime, e non più tardi di 2 giorni fa si è aggiudicata anche una gara nazionale a cui partecipavano tutti i senior femminile. Per cui diciamo che questo è un importante passo che la federazione è un input che è venuto molto forte anche da parte della federazione in questo cambio che c'è stato, direi epocale, da circa un anno e mezzo, con una struttura nuova, con una dirigenza nuova, con un'attenzione e una focalizzazione molto importante al settore giovanile. Noi abbiamo cavalcato questa onda e abbiamo avuto la fortuna e credo anche un po' di capacità da parte di tutti i nostri collaboratori e anche gli istruttori. Ho qui vicino a me Vincenzo, ma non solo lui, abbiamo anche altri istruttori che non vado a nominare per non incappare in qualche dimenticanza, però devo dire che stanno facendo un lavoro ottimo, e questo ci permette veramente di valorizzare questo sport e sicuramente propedeutico per andare incontro ad altri successi. Questo credo che sia la strada giusta e questa vogliamo percorrere. Certo.
Vincenzo Castignani, appunto, io lo ricordo qualche anno fa quando stava allo Spello, poi è stato con altre società, insomma, una storia calcistica. Ha girato un bel pezzo di Umbria, allenatore vincente anche nel calcio. Poi ti sei messo con le bocce, no? Problemi di salute, risolti positivamente. Hanno fatto sì che decidessi comunque, fossero andate le cose, di lasciare il calcio. Sono ritornato a tirare le bocce dopo tanti anni. Quando ero giovane sapevo tirarle abbastanza bene, però mi sono accorto che non facevano più per me. Il fisico non era più quello di 30 anni prima. E diciamo, nell'interesse della società della quale faccio parte, che è la Bocciofila di Spello, ho pensato che fosse opportuno provare a creare un gruppo di giovani, visto che l'età media nelle bocce poi non è così bassa, per creare anche un piccolo ricambio, senza pensare magari che in futuro fra questi ragazzi sarebbe uscito qualcuno di alto livello, diciamo. Più che altro per creare un ricambio, per creare una forma di vita all'interno della nostra struttura. Le cose sono andate al di là delle migliori previsioni, perché oltre a Laura che è lì con noi abbiamo altro paio di ragazzi interessanti, e nella nostra Bocciofila sono passati comunque gli altri due campioni d'Italia dell'anno scorso, Giordano Cerqueglini e Gilda Franceschini, e la terza dei campionati italiani dello scorso anno, sempre, perché anche due terzi posti, due ragazze, una sta ancora a Spello, è Chiara Busti, l'altra sta a Bevagna, Ilaria Stefanetti, tutte quante hanno un trascorso nella nostra struttura, quindi è questa più che altro la soddisfazione. Certo, grossa. La soddisfazione, e questo da dimostrare che, come in tutti gli sport, quando ci si mette uno che lo sport lo conosce, anche se è un'altra disciplina, le regole basilari sono più o meno le stesse, no Vincenzo? Quindi, però io vorrei sentire un attimo Laura Picchio. Allora, hai perso la finale contro Gilda dei campionati Under 15 o Under 16? Era Under 15, sì. Under 15. Questo accadeva poco tempo fa. Sì, a settembre. A settembre. Quindi sei ancora Under 15, chiaramente. No, adesso sono passate le categorie e sono Under 18. Adesso Under 18, quindi... Sì. So che da Under 18 però già hai ottenuto un buon risultato, no? Sì, diciamo di sì. Da quando sono passata, diciamo che ho partecipato a alcune gare, sia regionali che nazionali, e ho ottenuto appunto dei risultati positivi. Come due giorni fa, in cui ho vinto la gara nazionale appunto di Sant'Angelo Montegrillo. Certo, hai vinto la gara della Sant'Angelo battendo chi? Elisa, che appunto è una campionessa, e ecco, mi ha regalato molte soddisfazioni questo. Certo. Per te la domanda è d'obbligo ancora di più, perché magari no, uno vede una ragazzina che gioca a bocce, vista la nostra cultura. Com'è che ti sei avvicinata a questo mondo? Beh, ecco, diciamo che il merito è principalmente quello di Vincenzo Castignani, perché mi ha indirizzato in questo sport e ci è, diciamo, riuscito, perché mi ha fatto appassionare, e così, ecco, sono arrivata fin qui. Ecco, avevi qualche altra idea anche su qualche altro sport oppure? Sì, sì, sì. Fino all'anno scorso ho praticato pallavolo. E ecco, devo dire che anche là comunque ero abbastanza brava. E però hai trovato la dimensione proprio giocando a bocce. Sì. Ecco, che intanto ti alleni, credo, con Vincenzo, ti farà allenare anche di brutto, no? Sì. Visto che chi viene dal calcio è abbastanza, sì, sì, incisivo. Com'è l'allenamento? Come vi organizzate per allenarvi? Beh, allora, ultimamente siamo in pochi a Spello, però comunque ci organizziamo anche noi dell'Umbria tutti insieme per fare alcuni allenamenti a settimana, e ecco, con il centro federale praticamente. Sì. Che sta, se non erro, a Bevagna. A Bevagna, sì. Quindi ti alleni con le altre, esatto, tue colleghe, e questo appunto, questo gruppo, poi ne parleremo un attimo, di ragazzine che sta uscendo alla grande. Allora, adesso andiamo a Monia Falcinelli. Di Spello, anche Monia, no? Sì, sono di Spello. Vivo a Foligno, però. Vivi a Foligno, la società è di Spello,
Sì, esatto. E Letizia la conosci bene, insomma, no? Letizia la conosco bene perché non solo l'alleno, ma è anche mia figlia. È la sua figlia, appunto, dico. È stata spinta dalla madre oppure... Allora, diciamo che spinta no, perché gli ho fatto provare praticamente di tutto. Ha giocato anche a bocce, quindi l'ha provati tutti gli sport. Ha fatto tennis, ha fatto nuoto, ha fatto atletica, cioè praticamente l'ha fatti tutti. Anche perché noi come ciclismo, come attività su strada, dall'età dai giovanissimi praticamente si comincia a marzo e si finisce a settembre. Quindi da settembre fino a marzo si spingono a fare qualcos'altro, proprio per non ingombirli proprio in bicicletta, proprio per renderli più atleti possibili. Non è che devono fare soltanto ciclismo. Ma questa è la dimostrazione che fino a una certa età noi lo sosteniamo. Praticare vari sport va benissimo, va bene, perché poi tra l'altro è una scelta dei ragazzi. A un certo punto trovano appunto la loro dimensione, come Laura l'ha trovata con le bocce, probabilmente Letizia l'ha provata con la bici, l'ha trovata. Tra l'altro soprattutto lei è bici campionessa italiana di mountain bike, no? Ciclocross. Sì, non è proprio uguale, anzi è ecco, difatti Letizia, la ciclocross, la mountain bike, c'è proprio un abisso, nel senso che mountain bike c'ha un percorso definito, il ciclocross c'ha un circuito dove chiaramente le condizioni, specialmente quelle climatiche, sono... Sì, sono molto diverse. Chi fa la ciclocross, il fango, c'è tutto. Sì, insomma. La neve, tutto. E questo ti ha stimolato di più? Sì, diciamo che d'estate principalmente faccio strada e d'inverno ho provato a indirizzarmi, diciamo, sul ciclocross e già dai primi anni che ho provato questa disciplina, diciamo che sono arrivati dei buoni risultati e quindi ho deciso di continuare a fare questa strada, diciamo. Certo, adesso sei primo anno juniores, però so che sei tra le prime anche quest'anno, quindi no? Sì, quest'anno è molto più dura rispetto all'anno scorso perché corro insieme all'Elite, che è la categoria più alta che ci sta, insomma. E adesso nella classifica nazionale sono seconda tra la mia categoria, insomma, tra le juniores. Adesso però, ecco, questo è un problema che poi ne parleremo quando faremo la puntata più specifica sul ciclismo. Tu dovrai andare probabilmente, visto che hai dei numeri, fuori Umbria. Questo è una delle situazioni, no? Che è difficile comporre in Umbria. C'è stato con Lucio Saccarelli ai tempi di Monia Baccaili, che tra l'altro è la responsabile lei del settore femminile dell'Umbria. Qualche anno una squadra femminile c'è stata, adesso non c'è, quindi dove andrai, con chi gareggerai? Allora, io da gennaio sarò in una squadra del Veneto, Ciclismo Insieme, e questa squadra diciamo raccoglie delle atlete da tutta l'Umbria praticamente, e diciamo che del centro Italia siamo già in 4 e saremo in 14 nella squadra e speriamo bene, insomma. Certo, no. Moreno, io visto, adesso ti faccio la domanda come vicepresidente del CONI, no? Delle bocce tanto abbiamo gli esperti che ci supportano. Ecco, il fatto che fino almeno agli under 12, questo per esempio in altri paesi succede un po' da sempre, trovare per forza la specializzazione a 7, 8, 10 anni con i genitori che già impazziscono per il figlio e poi alcune situazioni non vanno a finire poi come magari qualcuno spera. Pure qui abbiamo visto due ragazze che adesso stanno oramai a quest'età, stanno prendendo una linea precisa, come appunto Laura, come Letizia, che però hanno praticato altri sport e adesso stanno facendo la loro scelta e probabilmente potrebbe essere più vincente questa che lo stressare una persona. È questo, perché
si parla fino a una certa età, certo uno deve fare la scelta per forza. Ma indubbiamente la parte come dire, più importante nella crescita di un bambino, di una bambina, insomma di un atleta che poi diventerà nel futuro un atleta, come dire, è importantissimo che non ci sia un unico sport predominante, perché il rischio vero è che spesso sono i genitori, le famiglie che condizionano le scelte ai bambini e magari gli stessi lo fanno per non dire di no ai propri genitori, per assecondare anche quel desiderata, poi però si rendono conto i ragazzi stessi che quel tipo di sport non è quello che avevano immaginato e quello che avevano sognato e accade molto di sovente che c'è l'abbandono dall'attività sportiva. Perché la passione è una cosa che è inevitabilmente è insita nell'individuo e quindi benissimo fanno quei genitori, quelle realtà sportive che dedicano più attenzioni, più sport e aprono il ventaglio ai propri ragazzi. Perché poi è inevitabile, c'è anche un effetto calamita che si determina nella testa e nel cervello dei ragazzi, che è quello di appassionarsi a qualcosa che gli piace più di qualcos'altro. Ne è un esempio, insomma, sentivo prima le parole di Letizia, anche della mamma tecnico, provare anche altre discipline sportive come le bocce è stato un momento anche di crescita, perché lì si trovano altre sensazioni, altri stimoli, ma poi insomma la ragazza, il momento stesso in cui è stata indirizzata a una disciplina importante come quella del ciclismo, è lì inevitabilmente trova la sua dimensione e anche appunto la possibilità di esprimersi ai massimi livelli. È un peccato che i nostri ragazzi, ma questo accade un po' a tutti gli atleti che entrano nel circuito dell'elite, inevitabilmente poi accade che un momento debbano fare i conti con la dimensione della propria realtà. Lo dicevamo prima, l'Umbria è una realtà piccola, è difficile tenere il passo delle grandi regioni, delle grandi società, e quindi specie negli sport che, come dire, che non hanno i riflettori puntati da parte dei sponsor e dei media, poi succede che bisogna emigrare. Accade per i campioni perché ci sono i gruppi sportivi e quindi insomma anche nel caso dell'Edizia un in bocca al lupo che nella crescita te possa arrivare ad essere attenzionata dai gruppi sportivi nazionali, perché diciamo che fa parte un po' anche degli obiettivi dei nostri ragazzi, no? Quello di poter un giorno quanto prima possibile approdare anche in uno dei gruppi sportivi che poi ti dà la possibilità di arrivare rapidamente anche alle preparazioni più importanti, che sono quelle dei giochi olimpici, campionati del mondo e quant'altro. Però ecco, ritornando al tuo contesto e mi fermo, io credo molto nel far crescere i ragazzi dandogli diverse opportunità, e questo dovrebbe essere un primo obiettivo anche nel mondo della scuola. Spesso accade purtroppo che ci sono poi degli indirizzi dettati da altre logiche. La scuola e soprattutto anche il mondo dello sport in genere, iniziando dal CONI, devono mettere i ragazzi nella possibilità di provarne più possibili per poi prendere una decisione, e soprattutto non abbandonare mai lo sport, perché credo che sia uno degli elementi più importanti rispetto alla crescita di un individuo, ma anche alla capacità di socializzare e stare bene insieme. Difatti io è giustissimo quello che dice Moreno. Primo impatto, no? Vincenzo Cansignani c'ha una vita da sportivo, primo impatto è il divertimento e poi anche le cose positive, no? Che ci sono nel mondo dello sport, perché questo è, cioè le cose positive, il divertimento, poi certo anche l'applicazione, però il divertimento, senza divertimento non si cresce secondo me. Esatto, ieri sera proprio parlavo di questo con i genitori dei bambini che vengono in bocciofila, perché dietro ai tre più grandi ce ne sono una decina, assidui frequentatori, di cui un paio sono grandini, gli altri sono piccolini, 6, 7, 8 anni, diciamo. E io gli dicevo, devono divertirsi, però devono imparare a, diciamo, a stare in gruppo, a rispettare, a rispettarsi le regole, diciamo, che sono tipiche di un gruppo. Dopodiché, se, crescendo, prenderanno anche, diciamo,
coscienza del fatto che non è solo un divertimento ma che è anche uno sport, e quindi andrà un attimino intensificato il lavoro e anche loro dovranno farlo in maniera diversa. Volevo dirti una cosa, allora Laura è una ragazza brava a scuola e molto modesta, non la racconta tutta. Lei come under 15 ha vinto un titolo italiano e è detentrice ad oggi del record italiano di precisione under 15. In occasione della parata dei campioni di Trevi, alla mattina ha ottenuto il record italiano di precisione per quanto riguarda l'under 18. Il pomeriggio si è presa lo sfizio di battere le giocatrici della nazionale, fra cui la Bragoni, che è seconda d'Italia e campionessa europea. Poi ha vinto la gara nazionale a se stesse, questo nell'arco di 2 mesi, una gara regionale a Bastia, e domenica ha completato il lavoro, diciamo. Ecco, ne ha raccontato un pezzettino. Però bisogna fermarla un attimo, sennò questa ha ottenuto in 2 mesi dei risultati impensabili, inimmaginabili, e spero che questi siano per lei un punto di partenza e non di arrivo, perché è una ragazza molto brava, molto dotata, che però ha giocato sempre per lei è stato sempre un divertimento. Mi sembra che in questo momento qualcosa a livello mentale sia cambiato, e mi auguro che sia così, perché ha delle grosse qualità e grossi margini di miglioramento. Monia Falcinelli, allora, il ciclismo femminile, dicevo prima nella serie di presentazione, in Umbria ha qualche problema di comporre una squadra di un certo livello, perché poi fino a che uno è un bambino, una bambina in conto, quando comincia la juniore senso, è chiaro, cambia. Lì poi c'è la necessità anche del risultato, tra virgolette, sempre la necessità, però insomma, vincere a 10 anni è un conto, vincere a 18 è un altro. Cioè a 10 anni si può anche non vincere. Anche a 18 non è necessariamente obbligato a vincere, ma se uno poi vuole farlo come professione è chiaro che cambia, no? Quindi questa cosa qui in questa regione, c'è un'idea, un progetto, qualcosa? Allora, l'idea del progetto femminile è nato quando è già un po' che si è messo in piedi il progetto femminile. Ha preso un pochino più corpo quando Luci Clone, che tra l'altro alleno insieme a Marco Sguerra, ha cercato 2 o 3 anni di raggruppare tutte le ragazze in Umbria. Quest'anno che ce n'avevamo 11, l'anno 2018 parlo, ce n'avevo 2 di Terni, una di Spoleto, un'altra di Massa Martana, un'altra di Gubbio. Cioè, raggrupparle è un po' faticoso, soprattutto anche per farle allenare. È chiaro che poi con il cambio di categoria come quello di Letizia le cose cominciano ad essere un po' diverse. I risultati, è chiaro che in sé per sé è vero, l'impegno, le ragazze ce l'hanno messo tutto, nonostante la scuola, perché la scuola è al primo posto, quindi è chiaro che le ore anche di allenamento sono impegnative, insomma non è più 1 o 2 ore di allenamento, ma sono diverse. È chiaro che poi non solo il risultato, ma anche la volontà delle ragazze di mettere impegno anche a un carico di lavoro e di allenamento che non è più come quello della categoria delle categorie piccoline. Certo, allora su questo ovviamente ci torneremo appunto più nello specifico. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Go
contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni e il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato, una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Adesso io passerei a un altro sport che sta dando oramai da anni soddisfazioni sia a livello olimpico che mondiale, che è il nuoto. Il nuoto, parte Federica Pellegrini, ma Federica ha trascinato insieme ad altri nuotatori, trascinato questo sport e l'ha portato ad essere, ha portato l'Italia tra le prime nazioni del mondo. Questa trasformazione incide normalmente anche su chi cresci poi dietro a questa spinta. E Gianluca Andolfi dello Spoleto Nuoto
è campione italiano junior nei 50 dorso, 50 farfalle, terzo nello stile libero, poi lo sentiamo. Intanto però vorrei un parere di Daniele Luciani, che è un tecnico appunto dello Spoleto Nuoto. Qui già si comincia a ragionare, cioè Gianluca credo che con questi risultati possa sperare in qualcosa, no? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, sì, Gianluca diciamo, ha iniziato la categoria junior in Italia, collegandomi al ragionamento tuo, è una delle categorie più impegnative e prestigiose a livello nazionale, anche perché insomma inizia a essere il percorso verso l'alto livello, nasce da questa categoria perché l'atleta inizia a completare il suo processo di crescita fisica e inizia ad essere un lavoro più di alta specializzazione sportiva, e quindi diciamo che il lavoro e le qualità vengono messe insieme e si iniziano a raccogliere i primi tra virgolette frutti importanti. Il nuoto in Italia è partito da Federica Pellegrini, è passato da Massimiliano Rosolino e negli ultimi mondiali conclusi adesso l'Italia ha portato a casa circa 8-9 medaglie, quindi è un movimento molto, molto competitivo attualmente a livello mondiale, e tra cui appunto le categorie junior in Italia è una delle più competitive a livello appunto continentale e non solo. E Gianluca ha vinto, 2 anni fa ha vinto il titolo italiano al 50 dorso nel 2017 e è arrivato terzo al 100. Invece nel 2018 ha ribadito il titolo al 50 dorso, avrebbe vinto il titolo al 100, ma c'è stato un errore diciamo in gara e quindi è stato squalificato. Ha vinto il titolo al 50 delfino e è arrivato terzo al 50 stile. Quindi diciamo è stato un anno di consacrazione. Poi tra i due campionati italiani c'è stato il campione italiano in vasca lunga che si tiene l'estate, in cui l'anno scorso lui ha vinto la medaglia al 50 dorso. Quest'anno diciamo dopo questo percorso diciamo così ricco di soddisfazioni abbiamo iniziato da quest'anno un progetto verso diciamo uno step maggiore. Quest'anno la categoria è più complicata, quindi c'è più selezione. Il livello italiano è sempre altissimo, i criteri di selezione per manifestazioni internazionali sono sempre più diciamo protese verso l'alto, e quindi stiamo lavorando molto per cercare appunto di far sì che ci sia un ulteriore salto per poter permettere a Gianluca di poter esprimere le sue potenzialità al massimo livello. E questo in effetti, poi io so che il nuoto, e questo credo che lo sappia anche Gianluca, adesso ce lo dirà, arrivato a questo punto sei un bivio, no? Perché per limare i decimi, i centesimi, i decimi addirittura, c'è un lavoro massacrante, sì, su questo. Noi lavoriamo mediamente, facciamo 9 allenamenti a settimana, di cui 6 in vasca e 3 diciamo in palestra. Viaggiamo sui 40-45 km a settimana solo in acqua, quindi il lavoro, cioè per limare un decimo di secondo su una gara da 53 secondi è un lavoro continuo e massacrante, che parte dai primi di settembre e si conclude a metà agosto. Quindi. Allora Gianluca, ti stai chiamando con i tuoi risultati ad un impegno, no? Verso te stesso, perché a questo punto puoi sperare anche di, certo, è dura, ma lo sai, no? Ormai sei consapevole di questa cosa. Sì, che ormai arrivati a questa età, a questa categoria, insomma, bisogna capire se lo sport può darti in qualcosa di più, se, oltre al divertimento. E può diventare qualcos'altro, può offrirti degli sbocchi addirittura lavorativi, e questo però deve avvenire tramite il lavoro, il sacrificio di tutti i giorni, ed è un po' quello che ci insegna lo sport, ad accettare la fatica, il sacrificio quotidianamente e a rispettare quello che fai. Certo, no, è chiaro che il discorso vale anche per le ragazze che abbiamo, per Laura, appunto per Letizia, anche per voi vale questo. Puoi fare un discorso tecnico, anche tattico, da uno sport all'altro, per capire anche il tipo di preparazione che deve. È un po' complicato, ma come mi sono ripromesso che come sport e incontri inviteremo dei tecnici di vari sport per capire appunto le difficoltà. Cioè poi alla fine, se vuoi vincere a certi livelli, devi tirare forte in qualsiasi tipo di sport, altrimenti è alla base questo. Ma probabilmente da uno sport e l'altro c'è un diverso tipo di approccio. Io credo che questo del nuoto sia un po' più massacrante sotto certi aspetti, no Angelico? Sì, diciamo che è uno sport in cui
diciamo, lo sport è fatto di costanza, di sacrificio, di dedizione, di lavoro, diciamo, di motivazione alla base. Il nuoto, diciamo che è uno sport in cui uno deve avere un obiettivo dentro molto molto marcato e deve lavorare quotidianamente con il fuoco dentro. Noi diciamo ai nostri ragazzi, abbiamo un gruppo di 35 ragazzi che appunto vanno da Gianluca a ragazzini insomma di 14-13 anni, e quelle che li accomuna è oltretutto passare da un momento di passione a un lavoro, diciamo, da un momento di ludico per un ragazzo a un lavoro più massacrante portato verso l'alto livello. Il nuoto da questo punto di vista diventa, diciamo che se uno pensa a nuotare 8 km su una vasca vedendo una striscia nera, pensa che è uno sport allenante, invece tutt'altro, è un nuoto fatto di motivazioni, di crescita. La squadra è fondamentale per un nuotatore, perché comunque averci vicino dei compagni di squadra con cui condividi fatica, allenamenti quotidianamente, diventa un punto di appoggio fondamentale per la crescita di un ragazzo, soprattutto in età adolescenziale e giovanile. E funziona sia per l'alto livello, ma in questa fascia d'età diventa ancora più aiutante. Vuol dire che tu magari da Spoleto ti dovrai trasferire? Oppure è successo con qualche altra situazione, qualche anno fa, qualche atleta anche a livello femminile che poi si è un po' bloccata al momento? Abbiamo avuto atleti importanti, no? Anche a Spoleto. Sì, sì, abbiamo avuto Giulia Canolla, che è stata una Giulia ragazza Canolla è stata molto forte. Sì, dopo lì è un altro saltino, cioè si parte da un'attività di base, si fa diciamo, si avvia la specializzazione, si ottengono risultati giovanili, poi dopo per fare il salto dall'alto livello e diventare affermata alto livello, tutte le componenti della prestazione devono essere messe insieme e un aspetto mentale molto marcato deve essere importante per mantenere la solidità di un ragazzo soprattutto a un'età 19-20 anni. Vabbè, quindi ti sei fatto oramai i conti, come si dice, no? Dentro te stesso, e hai deciso, spero che tu abbia deciso di affrontarla questa... Ovviamente ci sono da valutare ogni occasione che mi si pone davanti, ovviamente ne parlerò sempre con i miei, allenatori, perché, chiaro, con la mia famiglia, di vita. E valuteremo ogni È un cambio di vita, ma così sarà per Letizia. Forse un po' meno per Laura, ma se va avanti così il gioco delle bocce sarà la sua attività, la penserà la notte e giocherà il giorno. Questo è il... vabbè, un po' è la storia, però è una bella storia, chi ci riesce è fortunato. Allora andiamo avanti a scorrere i nostri campioncini. E adesso io darei la parola a Paolo Maggi, lui è un tecnico del pattinaggio a rotelle, che tra l'altro in Umbria conta anche parecchi adepti, no? Per quanto riguarda il pattinaggio ci sono molte società, però la maggior parte, quasi tutte, sono di artistico. Quindi l'Umbria è conosciuta per l'artistico. Per l'artistico. Fortunatamente ora anche con la corsa siamo riusciti crescere. Pattinaggio artistico di corsa. Il nostro campioncino di questa sera, Alessio, è di corsa, è di uno corsa. Che va veloce. Sì. Una piccola storia di Alessio. Sono 12 anni che io seguo Alessio, per mio gratitudine e onore di seguirlo, quindi 2/3 della sua vita li abbiamo passati insieme. Lui, io l'ho seguito e tuttora lo seguo fino all'attività giovanile, dopodiché lui è entrato in un gruppo di atleti, perché lui si allena 3 volte a settimana a Roma, quindi ecco, sentivo i trasferimenti, noi li stiamo vivendo da diversi anni, quindi lui 3 volte a settimana andiamo a Roma, perché lì ha un gruppo di atleti di livello, e quindi qui a Terni sarebbe da solo, e quindi capisci che allenarsi da solo è dura. Quindi 3 volte a settimana lavoriamo qua in modo individuale, Alessio va in bicicletta, quindi vedi, ecco che gli sport si riuniscono, quindi la bicicletta, l'atletica, e poi c'è il lavoro tecnico con i pattini. Alessio è un ragazzino, adesso un ragazzo, ma era un ragazzino con le idee ben chiare fin dall'inizio. Lui si è sempre sacrificato, si allena 6 giorni su 7, a volte facciamo anche il doppio allenamento quando la mattina non c'è scuola. Quindi è un ragazzo che ha subito deciso quello che voleva fare. Dal 2015 sono iniziati i primi successi, titoli italiani, titoli europei, gli anni più belli 2016-2017, che abbiamo fatto anche la nostra esperienza e proseguiremo a farla sul ghiaccio. Quindi nel 2016 ha vinto un argento a un assoluto di pista lunga,
quindi ci siamo trasferiti in Trentino, quindi l'abbiamo fatta di strada. Siamo stati nel periodo invernale a Trento, su a Baselga di Pinea, un centro federale, e lì ha iniziato la sua esperienza. Molto piacevole, molto bella, che però abbiamo dovuto rallentare quest'anno che ha la maturità. Il suo sogno è saltrando di trasferirsi in Olanda per approfondire poi questa attività di ghiaccio. Come dicevo, dal 2015 sono arrivati i primi titoli italiani, 2016 titoli europei giovanili, titoli italiani, 2017 è stato l'anno forse più bello con l'argento e il bronzo agli europei assoluti in Portogallo. Poi quest'anno è stato sempre una bella stagione, ma molto un po' più condizionata perché c'era la qualificazione alle Olimpiadi giovanili in Argentina, che purtroppo ci sono sfuggite. Nonostante questo, abbiamo, cioè 2017, come dicevo, i titoli italiani, 2018 questa qualificazione alle Olimpiadi che ci ha un po', diciamo, modificato la tabella di marcia. Poi la convocazione al mondiale in Olanda e all'europeo per le Maradona, dove, essendo lui un fondista, ha ben figurato. Certo, il podio a quei livelli è assurdo, perché lui adesso nel 2019 diventa senior, quindi entra negli assoluti. E poi quest'anno, dopo un podio agli italiani, è venuto questo titolo italiano che abbiamo organizzato qui a Magione, all'interno del circuito di Magione, sì, noi come Sport all'interno del circuito di Magione abbiamo dato immagini e risultati, sì, di questa. È stata una bellissima riuscita, circa 400 partecipanti, e lui è riuscito a vincere questo titolo italiano facendo un terzo assoluto tra le due categorie, perché ancora era juniores. Credo che ho fatto un riassunto abbastanza un po' veloce della sua attività. Credo che anche Alessio abbia vinto tanto, no Alessio? Anche per te la domanda, pattinaggio a rotelle, perché pattinaggio a rotelle? Pattinaggio a rotelle perché non c'è un motivo così specifico che mi attraeva, diciamo, fortemente da piccolo, però mio fratello l'aveva iniziato a praticare a scuola. Così io, andando a vedere i suoi allenamenti, e ho voluto provare, e giorno dopo giorno vedevo che la velocità aumentava, e questa cosa, diciamo, che un fattore esterno mi portasse ad una velocità più alta, mi sapeva molto, molto bello, e quindi, diciamo, come penso ognuno di noi, ha cominciato per gioco e poi le cose si sono approfondite, sempre condizionati dai buoni risultati e magari dalle doti che i miei allenatori, il mio allenatore, vedeva da piccolo. In teoria sì, diciamo, perché in teoria in Olanda ci sono dei palazzetti al coperto, e quindi diciamo che l'allenamento cambia, perché sì, pista da 400 metri che in Italia non esiste al coperto, e quindi offre delle condizioni climatiche adatte per un adeguato allenamento, mentre che in Italia le piste da 400 metri con un ghiaccio sono state costruite in luoghi in cui le temperature sono molto basse e che si mantengono con ghiaccio naturale, e che la temperatura è bassissima anche all'esterno, tanto che le ultime gare sono state svolte a meno 13 gradi, che era proprio il limite massimo per continuare la manifestazione, altrimenti doveva essere sospesa. Certo. Allora, adesso andiamo, li abbiamo lasciati per ultimi, ma perché per un ordine, diciamo, di come l'abbiamo sistemata all'inizio, però invece sono molto curioso di ascoltare intanto Alessandro Teodori, che è più grande, no? Cioè più grande. Quanti anni hai, Alessandro? Io 36. 33? 36. 36. Quindi potresti essere, in teoria, anche il padre del tuo compagno di squadra, no? Perché Christopher credo che abbia qualcosa in meno di 36 anni, ha battuto. 12 anni. 11 anni. 11 anni. Com'è che c'è stato questo incontro? Parliamo di freccette, di due
che hanno vinto il campionato italiano a coppie, no? Sì, è nata che giocavamo in squadra insieme, quindi, e poi abbiamo deciso di andare a fare il cricket e il doppio insieme. Ci siamo qualificati e siamo andati a Cavour. Allora, voi siete di Gualdo Tadino, sì. Ovviamente siete iscritti alla società di Gualdo, vi allenate lì. Sì. Che c'è, sì, un centro, credo. C'è un circolo. Circolo dove Gualdo. Vi potete allenare. Sì, ci alleniamo lì, in via Santo Marzio, a Gualdo Tadino. Ecco, com'è nata la, anche per te il discorso, la passione per le freccette? Perché poi tra l'altro è uno sport che viene praticato in parecchi posti, no? Sì. Soprattutto laddove, no? Cioè, chiaramente al coperto. Sì, sì, sì. E nei mia... bar, nei circoli, no? Sì, sì, ci no, sono noi abbiamo bar. Il circolo, infatti. Abbiamo il circolo e ci alleniamo lì. Quanti siete lì al circolo che praticate le freccette? 15-20 persone, ecco, di varie categorie. Varie categorie. Voi che categoria siete? D. 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 Categoria D. Io voglio sentire anche la voce di Christopher già. Cri. Il tuo collega di squadra ti rimprovera qualche volta? No. No. Tu sei forte, parecchio. Quanto ti dedichi allo sport delle freccette? Poco. Poco, però sei preciso, Sta ancora pensando alla vittoria del campionato. Farei un applauso al nostro amico Christopher già, eh? Allora, che classe fai? Questo la prima dire. Media. Prima media. Com'è che sei arrivata alle freccette, a questo sport, no, così, che sta prendendo anche piede, tra l'altro. E per gioco. Per gioco, certo. E ti aspettavi di diventare campione italiano a 11 anni? No. No, eh? Torniamo un attimo invece ad Alessandro. Gualdo, oltre Gualdo, quali sono in Umbria le altre realtà? Prego. Dappertutto. Cioè, abbiamo varie società che da Gubbel, Purello in giro per tutta l'Umbria, via. Ci sono squadre Foligno, Bastia, cioè. Intanto se la regia mi dà una mano a far entrare, possiamo trovare uno spazio a Roberto Carraresi, presidente della Federtennis, che è arrivato un po' in ritardo, ma visto che l'abbiamo qui lo chiamiamo anche lui come una testimonianza importante, perché dovevano venire alcuni campioni del tennis, campionesse soprattutto, ma per una questione di impegni non sono potute venire. Però ecco, cediamo il microfono un attimo a Roberto, grazie di essere venuto anche. E dalle freccette passiamo al tennis invece. Noi abbiamo sul piano femminile ma anche maschile l'Umbria, parliamo sempre di ragazzi che hanno 15-16 anni, che no, producono molti risultati, molti positivi, molti risultati a livello internazionale addirittura. Assolutamente, addirittura lo scorso weekend abbiamo ottenuto due successi in tornei internazionali da $15,000, in un singolare femminile e in un doppio femminile con due nostre portacolori appena 18 anni, quindi voglio dire, se non erro è il settimo titolo che quest'anno ottengono non solo loro ma anche gli altri ragazzi della nostra regione, cosa che non succedeva da oltre 30 anni penso, dove sì, addirittura sì, non si vincevano tornei internazionali, quindi una stagione importante, una stagione coronata da tanti successi, che è il frutto del lavoro che quotidianamente viene fatto presso le varie strutture. Le scuole tennis, lo diciamo da tempo, sono cresciute qualitativamente attraverso dei professionisti molto in gamba, e quindi questo, oltre a una diffusione sul territorio capillare delle nostre scuole tennis, ha portato nell'arco di questo anno i risultati e ne verranno anche altri, quindi sicuramente c'è una programmazione dietro che viene da tempo, ma questo poi ovviamente adesso ci fa enormemente piacere, quindi un
un movimento in salute per questo. Bene, io voglio noi. Ricordare Matilde Paoletti che è venuta assolutamente, anche in trasmissione, italiani. Sofia Pizzoni di Foligno. E già ragazze che stanno nel giro della nazionale, tra l'altro sono impegnate a Tirrenia, qualcuno di loro. Poi Francesco Passaro, 17 Francesco anni. Passaro che è forse il punto della punta di elemento che è qualificato maggiore. Direttamente al tabellone juniores del primo torneo del grande slam che ci sarà in Australia, Australia a Melbourne nel mese di gennaio. Nel settore giovanile abbiamo un umbro, se chiaramente Anna, che parteciperà agli Australian Open. Ecco, addirittura questo, in tabellone principale. Questo Moreno, ecco la dimostrazione che dicevamo all'inizio, quanti sport in Umbria hanno ragazzi e ragazze di valore, e però anche questo bisognerebbe che un po' più, abbiamo forse un po' tra virgolette colpo un po' tutti, dovremmo darglielo. Ma intanto saluto Roberto Gararesi che ci ha raggiunto, con lui siamo presenti nel Consiglio regionale del CONI, quindi siamo visti anche pochi giorni fa per il Consiglio regionale. Ma sul fatto che in Umbria c'è una grande vivacità dal punto di vista della qualità dei nostri atleti, delle nostre atlete, è un fatto direi ormai appurato. Io seguo insomma in maniera più ampia possibile diverse discipline sportive e registro risultati non incredibili dal punto di vista della sostanza, ma risultati incredibili perché ne sono veramente tanti, e anche questa testimonianza di questi ragazzi presenti in sala questa sera ne è un esempio importante. Credo che dal punto di vista soprattutto dell'impiantistica alcune discipline sportive inevitabilmente soffrono, è un dato oggettivo. Ora l'Umbria, guardando un po' indietro negli anni, ha fatto un lavoro, parlo delle realtà istituzionali, un lavoro rispetto alla crescita dell'impiantistica sportiva. Quello che è mancato negli ultimi anni, ma questo è un po' un problema che poi dirò alla fine quando ci saluteremo con i saluti delle festività, quello che è mancato negli ultimi anni è una, per certi aspetti è una manutenzione importante di alcuni impianti che comunque esistono, e rinnovarne altri che sono propedeutici alla modernità, dello sport d'oggi. Difatti no, io vorrei su questo sentire anche Umbro. Bocciofili in Umbria, tutto sommato, come bocciofili non è che mancano, no? Mi pare che ci sia sotto questo aspetto, almeno come bocce siete anche abbastanza tra virgolette fortunati. Sì, no, assolutamente, a parte gli impianti volevo dire che prima ho sentito dire il concetto di squadra, no? Un concetto importantissimo, ma che parte già dalle strutture, parte dai comitati, per cui la nostra squadra è fatta di questa. Ci sono due comitati provinciali che lavorano bene nelle strutture, abbiamo circa 32-33 società affiliate, abbiamo 1500 tesserati, per cui ecco, parte da lì. Poi ripeto, dopo questo non c'è solo, oltre ai giovani c'è sempre un percorso, questi giovani diventeranno adulti, lo sport è anche agonismo, e diciamo l'Umbria si fa valere anche per questo, perché non a caso poi oltre a queste società l'Umbria, la piccola Umbria come definiva prima Moreno, però esprime dei numeri importanti. Noi abbiamo sport di alto livello e sport per tutti, ma anche nello sport per tutti adesso è iniziato da qualche mese un campionato dove hanno aderito 84 squadre. Nello sport di alto livello abbiamo 4 squadre che partecipano al campionato di serie, importantissimo. All'interno ci sono atleti importanti che hanno vestito già la maglia della nazionale, parlo di Luca Santucci, Luca Brutti. Per cui diciamo che l'Umbria si fa valere, ecco, anche nonostante la piccola regione, però ecco, c'è un forte volontariato, ecco perché esprimeva il concetto di squadra, perché senza di quello sarebbe difficile ottenere certi risultati e raggiungere certi obiettivi. Devo dire che sotto questo aspetto mi sento gratificato di rappresentare questa regione. Come sugli altri sport, sulle bocce rifaremo qualche puntata speciale, e questo è il nostro compito. Difatti fino adesso c'era una puntata settimana, vi anticipo che nel 2019 insieme ai miei colleghi della redazione di Sport Incontri cercheremo di portare almeno due realtà, dico almeno qualche volta anche tre, variando le discipline sportive, quindi
per quanto riguarda le bocce rimetteremo sicuramente gli occhi sui campionati nazionali e sull'Aper soprattutto, che non era partita bene, adesso grande riscossa, Giampiero Pisello scatenato, solo che non è l'avevo invitato, non è presente perché ha una attività anche lui e deve chiudere l'anno. L'ho chiamato, mi ha detto guarda, c'ho il cervello che mi si sta intrecciando. Immagino. Ha veramente degli impegni, giustamente, ma poi finite le feste, finiti gli impegni, riavremo anche lui. Allora io vorrei ripartire appunto dal fondo, da Alessandro Teodori, campione italiano di freccette in doppio. Allora adesso una domanda che è per tutti uguale, però siamo in clima festivo. Io vorrei sapere da Alessandro Teodori cosa si aspetta di trovare sotto l'albero. Come auspicia anche per la tua vita, per la tua carriera? Beh, adesso l'11 e il 12 andiamo a fare le finali a squadre del campionato italiano. Speriamo che lì la sorpresa ci deve essere. Quindi guardo campioni italiano a squadre? Sì. Questo spero che inizi il regalo, no? L'anno così via. Anche perché quest'anno è stato un anno abbastanza importante. Secondi cricket, DC. Quindi vice campioni italiani insieme a Christopher, poi secondo io al singolo e campioni italiani e di doppio, cosa che non ci aspettavamo. Certo. Eravamo una cinquantina di coppie, quindi era una cosa abbastanza, due giorni di lotta asserrata, via. Bene, bene. Allora, invece Christopher Raggi, tu cosa vorresti trovare sotto l'albero come sorpresa? Così magari sentono i genitori e preparano qualcosa subito. Va bene tutto? Sì. Qualsiasi regalo va bene. Vai Christopher, perché lui fa parlare quando tira le frecce sul... Ok, dobbiamo incoraggiarlo questo ragazzo, prego. Christopher l'anno scorso era anche vice campione europeo. Vice campione europeo. Quindi no, davvero, livello... io farei davvero un altro applauso, anche perché vice campione è stato europeo. Un po' vinto dalla timidezza, non tutti è facile, comunque Sergio, prego. Ma guarda, io lo stavo osservando prima, secondo me non è un problema di timidezza, cioè lui è talmente concentrato sui suoi obiettivi che parlare è un dispendio di energie inutili, è una cosa quindi, in più, è un dispendio. Quindi però mi dà questa sensazione, ha degli occhi stupendi. È uno che riesce a concentrarsi alla grande, e questo è uno sport, una disciplina certo. Dove la concentrazione è molto, ovviamente, oltre alla precisione. Quindi in bocca al lupo per bravo, la vostra attività. Bravo Christopher. Bene, allora adesso invece il sogno sotto l'albero di Alessio Rossi, campione italiano di pattinaggio a rotelle velocità juniores. Beh, diciamo che dal prossimo anno, facendo parte della categoria assoluta, questa tipologia di risultati, di titoli italiani e vari europei, diciamo, saranno un po' difficili visto la difficoltà della categoria, ma comunque è un anno che è partito con un progetto che va, diciamo, a coprire più anni per raggiungere quei livelli che le parti alte della classifica, che ora occupano i veterani, diciamo, certo. Di questa specialità, e mi aspetto una stagione che mi soddisfi dal punto di vista, diciamo, dell'impegno e della proporzionalità delle mie capacità in base a magari atleti che hanno la mia stessa età, facendo riferimento a loro. Certamente. Invece per Gianluca Andolfi, che dobbiamo sottolineare il fatto che lui è un nuotatore veloce. Ecco, lui è sulla gara sprint, no? 50 metri, una gara sprint. Prego. Ma sì, semplicemente mi auguro che il mio sogno di andare a nuotare e studiare in America si realizzi, anche perché l'occasione sì. C'è e mi è già stato proposto. Quindi spero si possa concretizzare questa occasione. Guarda, abbiamo avuto un atleta di atletica leggera la settimana scorsa, credo, che è stata, diciamo, riuscita a prendere una borsa di studio su un college americano dove pratica atletica e studia, e nei college americani
si studia davvero, non è così tanto, i college americani su questo andrebbero presi ad esempio. Sì, una cosa non trascura l'altra, ed è giusto che sia così. Che ti aiuta nello sport e nella vita, assolutamente. Sentiamo un po' Letizia Brufani, che ci porta il bambino, detto proprio alla perugina. Beh, io questo fine mese andrò in Belgio a correre, a fare 3 gare e diciamo mi scontrerò con le migliori nel mondo e io cercherò di fare il mio meglio e visto che sono juniores primo anno, quindi la più piccola diciamo. E vabbè, si inizia sempre così, eh? Sì. Cercherò di fare così. Il mio meglio, insomma. Quindi insomma il sogno è quello di mettere già sotto qualcuna forte a livello internazionale. Va bene, questo... Allora, Laura Picchio invece? Beh, allora, anche io posso dire che in quest'ultimo periodo, come ho detto prima, ho riscontrato dei successi, diciamo dei risultati positivi, che come ha detto Vincenzo però non devono essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. E infatti già dal prossimo anno comunque l'impegno rimarrà sempre lo stesso, se non di più appunto, per appunto migliorare e crescere dal punto di vista sportivo ed ecco, per incontrare altri successi, via. Però è bella sta cosa qui, che il sogno di tutti voi è quello di migliorarvi come sportivi ma anche come persone, quindi il fatto di voler appunto inseguire obiettivi, lo studio e lo sport sono, e anche di andare all'estero, questa è una bella cosa. Allora però ve lo richiedo anche a voi, velocemente, partendo da Maggi, Paolo Maggi, allenatore di appunto Alessio Rossi, pattinaggio a rotelle, invece per te il sogno qual è? L'albero, cosa, la mattina di Natale o di Capodanno, qual è il 2019, cosa ti auguri, a che auguri agli altri? No, mi riaggancio al discorso che faceva Alessio, giustamente lui è consapevole che il 2019 è importante sotto il punto di vista dell'impegno. È il suo primo anno tra la massima categoria, quindi condivido con lui un bel risultato al primo campionato italiano che abbiamo a fine gennaio, indoor. Quindi non disdegnerei tra i dieci. Questo è un bel segno, un bel sogno, un sogno appunto per il tuo atleta. E Daniele Luciani, per quanto riguarda il nuoto, il tuo atleta invece Gianluca Andolfi. Bah, io auguro, sotto labbro spero che di trovare insomma un anno pieno di soddisfazioni e successi come questi degli ultimi anni. Auguro a Gianluca ovviamente con tutto il cuore che il suo sogno e la sua volontà di andare a fare un'esperienza così importante e prestigiosa in America possa realizzarsi e speriamo insomma che il nostro percorso di crescita dal punto di vista sportivo e umano prosegua sempre nel migliore dei modi, senza, tra virgolette, in top anche dal punto di vista di infortuni, perché poi alla fine quando tiri la corda, no, c'è sempre, bisogna fare molta attenzione al lavoro anche pre-infortunistico e quindi speriamo che sia un anno ricco di soddisfazioni e che i nostri ragazzi, da Gianluca a tutti i nostri ragazzi della squadra, possano procedere con questo percorso di crescita che li porti a ottenere solo i loro massimi risultati possibili. Certo. Allora, Monia Falcinelli, oltre ad essere la responsabile, vice responsabile del ciclismo femminile umbro, è anche la madre di Letizia, quindi insomma sotto l'albero dovremmo scoprire allora qualcosa. Come diceva Letizia, già le gare in Belgio, già queste sono un bel regalo perché più che altro è un'esperienza da fare. Lei ha 16 anni, quindi dovrà correre con il top di tutto il mondo perché sono 3 gare internazionali, quindi già questo è un regalo che si fa lei ma che gli facciamo anche noi, perché a livello di crescita un'esperienza del genere è importante. Quindi certo, poi il prossimo anno, non lo nascondo, è dura perché da junior è un anno di impegno maggiore. È chiaro che i risultati che ha ottenuto quest'anno, il prossimo anno sarà dura ripeterli, l'impegno c'è, le potenzialità pure, io mi auguro veramente di ripeterli. Questo è l'augurio praticamente che hanno tutti. Vincenzo Castignani invece, non un pallone perché oramai il calcio lo mettiamo da una parte. Sì, beh, io diciamo, siccome ho lasciato via in maniera abbastanza traumatica, cerco di passare sempre lontano dai campi sportivi perché come l'hai, se lo conosci lo eviti.
Io niente di particolare per me, mi auguro che Laura continui nel suo processo di crescita. È una delle 4-5 ragazze più brave che ci stanno in Italia, lo posso dire tranquillamente senza tema di essere smentito. Io mi auguro che nel giro di un paio d'anni non sia una delle prime 4-5, ma sia la prima fra le ragazze. Invece il presidente della Federbocce Umbra, Umbro Brutti. Il presidente della Federbocce vorrebbe quasi l'augurio è quello di trovare fra un anno tutti questi ragazzi giovani che hanno espresso dei concetti veramente importanti, ma che sono non solo campioni di sport ma di vita. Li vorrei ritrovare tutti qua, oltre a Laura anche altri, con tanti successi ancora sull'albo d'oro. Ecco, questo è l'augurio che faccio a tutto. Però a te un regalo ti è arrivato, ti sta arrivando, sei diventato nonno? Io sono diventato nonno, ecco, circa una settimana, sì, questo è... grazie. E beh, questo è un bel regalo, questo è il regalo più bello che c'è qua, questo te lo dico io, è il regalo più bello. È un'emozione grandissima, questo lo posso confermare. Non c'è dubbio. È un giocatore di bocce? Non c'è dubbio. Lo so, potrebbe adesso vediamo. Potrebbe diventarlo. Torniamo un attimo a Roberto Carraresi, poi chiudiamo con Moreno Rosati. Vabbè, anche Roberto, con tutti questi tennisti, sogni, no? Sinceramente, poter... diciamo sì, ambire ad avere qualcosa di più di quello che ci ha concesso questo 2018 è difficile, perché effettivamente i risultati sono stati molto elevati e soprattutto ampi, sia da un punto di vista di ragazzi che di ragazze. Ovviamente quello che possiamo dire è che continuino così ad allenarsi con costanza, i risultati poi non tarderanno a tornare e a venire. Qualcuno di loro già ha già intrapreso una importante strada. E quindi a loro di ottenere risultati veramente di vertice, non solo italiano ma anche mondiale. E agli altri comunque di crescere con tranquillità e serenità, nella consapevolezza che comunque il loro sport che amano, così come tutti gli altri, possa comunque farli crescere in tranquillità e serenità, perché poi alla fine lo sport ci accompagna nell'età giovanile, ma ovviamente deve essere un modo e un mezzo perché poi possano crescere veramente da uomini e donne importanti per la nostra società. Quindi questo è l'augurio forse migliore. Bene Roberto, allora chiudiamo come abbiamo aperto la trasmissione con Moreno Rosati, che in questo caso, oltre che essere il vicepresidente vicario della Federbocce a livello nazionale, il vicepresidente del CONI dell'Umbria, quindi doveroso far chiudere alla massima istituzione che abbiamo presente qui stasera per quanto riguarda il mondo sportivo. Anche tu, certo, il sogno sotto l'albero... è doveroso che ce lo sveli insomma in qualche maniera. Sì, ma io intanto penso che il sogno che uno sportivo deve avere sotto l'albero e deve desiderare che gli venga riposto sotto l'albero è quello di raggiungere il massimo traguardo possibile, e quindi penso alle Olimpiadi, tanto per essere chiari. E l'augurio che faccio a questi ragazzi che sono qua è di raggiungere il massimo traguardo possibile, perché no, che tra di loro ci sia anche qualcuna o qualcuno che un domani possa trovare questa soddisfazione immensa che sono appunto le Olimpiadi, e guardando con oggettività pensiamo a Parigi 2024. Personalmente ho questo sogno nel cassetto e quindi mi piacerebbe immaginare che nell'albero, nel mio albero di Natale a casa, vicino al presepe, giunga un messaggio significativo per la federazione che rappresento e che rappresento anche a livello mondiale. Noi stiamo lavorando per trovare questa apertura a Parigi 2024, perché le bocce possano entrare come sport dimostrativo, e quindi comprenderete tutti che per una disciplina sportiva entrare nel circuito olimpico è il massimo immaginabile. E poi credo che un desiderio particolare lo voglio rivolgere, oltre che come vicepresidente del CONI, come dirigente sportivo, alle più complessivo alle nostre comunità. Io auguro un anno che sia di ripresa vera, di coesione sociale, ce n'è molto bisogno, dove l'Umbria e le nostre comunità cittadine possano come dire, essere protagoniste di una fase che sia
prospera e piena di successi, successi nella vita, successi nel mondo del lavoro, successi nello sport. E quindi lasciami fare gli auguri di buone feste, un buon Natale, un felice anno 2019 a tutti coloro che ci hanno avuto la bontà di ascoltarci, a tutti gli sportivi dell'Umbria, ai dirigenti, ai tecnici e a tutti coloro che al mondo della scuola che hanno la bontà e anche, secondo me, l'intelligenza di approcciare e praticare una disciplina sportiva. È un segnale che noi dobbiamo sempre più dare con grande energia. Buon anno, buon 2019 a tutti. Siamo andati un po' lunghetti, ma era un po' nell'aria questo. Era una puntata così di festiva, però abbiamo conosciuto anche alcuni ragazzi, alcuni atleti che forse non conoscevamo ancora bene, quanto riguarda per esempio Letizia, l'abbiamo intervistata più di una volta a Sport Incontri, credo che per Laura sia l'esordio come per gli altri ragazzi, speriamo di riavervi presto tutti. Sport Incontri tutte le sere dal lunedì al sabato dalle 23 alle 24, qualche volta arriviamo anche alle 24.10, 24.15 come in questa occasione sul canale 11 di Teleradio Gubbio, la replica il giorno successivo alle ore 12.30, sempre canale 11, poi ancora una replica lo stesso giorno alle 18.15 sul canale 111. Streaming, ovviamente quando andiamo in onda siamo anche di streaming su www.trgmedia.it, sempre sullo stesso www.trgmedia.it ritroverete tutte le puntate, quindi le potete riguardare quando volete. Abbiamo aperto una pagina Facebook, questo è il nostro inizio di comunicazione con lo sport dell'Umbria, portando ovviamente in trasparenza i protagonisti sul campo, fuori dal campo, e questo crediamo, speriamo di dare un contributo al mondo anche della comunicazione. Grazie e da parte mia ovviamente certamente gli auguri di passare per tutti delle buone feste, e noi comunque, siccome che ci siamo tutte le sere, avremo, vi dico subito, in queste due prossime settimane qualche replica, però non tutti i giorni ci sarà replica, ma già, perché abbiamo sempre da seguire delle gare, delle competizioni, qualche replica che vedremo di scegliere tra le migliori. Quello che posso dirvi è che siamo partiti il 3 aprile 2018, ho rifatto meglio il conto e abbiamo già realizzato sulle 160 puntate, perché andando 24 volte il mese c'è stata qualche replica solo nel mese di agosto, e quindi questo è il nostro messaggio. Speriamo che vi piaccia e siate sempre lì a seguirci. Grazie e buonanotte.